Innanzitutto siamo tornati a casa, questa è la cosa più importante che più ci fa piacere. Siamo tornati all'interno di una cornice completamente nuova, totalmente diversa, con degli spazi dedicati molto più importanti e dove abbiamo fatto un'edizione particolare, nel senso che da un lato abbiamo avuto molto più espositori, molto più spazio, ma innanzitutto abbiamo avuto tanti convegni, abbiamo avuto circa 34 convegni, abbiamo avuto più di 80 relatori e sono venute fuori una serie di novità. Uno, quello con la dottoressa Barra, dove si è parlato della farmacia internazionale, la farmacia europea, dove alla fine si è fatto un tratto sul quale si è capito che effettivamente la farmacia italiana gode di ottima salute. Poi un incontro molto importante oggi con il dottor Iacolino, direttore generale dell'assessorato alla salute, col quale sono messi i presupposti per altre attività dove coinvolge la farmacia in tutta una serie di cose nuove per essere veramente un supporto al servizio sanitario nazionale e poter dare quel contributo proprio dove ha il servizio sanitario nazionale, la lista d'attesa, dove il servizio sanitario sicuramente ha di bisogno. E poi un'altra cosa importante è la presenza dei giovani. E per noi è fondamentale poter investire nei giovani, poter investire nel futuro. Poi le aziende, devo ringraziare tutte le aziende presenti perché ognuno per le proprie competenze ha parlato di attività nuove, dell'intelligenza artificiale, di tutto quello che si può fare con questa, della presa in carico del paziente, le ditte distributrici, una serie di altre aziende medio-piccole siciliane meridionali che hanno in Farm Evolution la possibilità di avere una vetrina, un posto dove poter far vedere quelle che sono le loro proprie attività e quindi questo ci inorgoglisce ancora di più perché significa che siamo il traino per queste attività. Ma dall'altro Farm Evolution vuole essere una vetrina diversa da tutte le altre attività che ci sono soltanto fieristiche, perché deve essere un momento in cui il farmacista può avere lo sprono per andare avanti nelle proprie attività e per poter vedere, perché noi abbiamo bisogno di un farmacista pronto al cambiamento, di un farmacista che possa investire nella propria farmacia, nella propria impresa e magari noi abbiamo già più di 5.000 farmacie su 20.000 che sono già pronte per quanto riguarda i servizi, ma vogliamo che anche gli altri, anche quelli che magari non sono magari più disattenti, che magari non hanno avuto il tempo, possano avere, venendo qui a Farm Evolution, la possibilità di conoscere, la conoscenza di altre cose, la conoscenza di uno sprono per andare avanti e per formarsi ancora di più. Quindi Farm Evolution significa lavorare a tutto tondo sulla farmacia, ma in ogni caso sempre nell'interesse del cittadino.